Vorrei ritornare sulla vicenda di Caivano, come ovvio, che parte dalla manifestazione di Roma che abbiamo promosso contro l'autonomia differenziata e per sollecitare lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione. Parlare di queste cose mi sembra davvero perdere tempo e tuttavia bisogna prendere atto che per 2 o 3 giorni non abbiamo parlato d'altro in Italia. Devo dire che questa volta, ma anche prima, ha fatto tutto da sola. Il Presidente del Consiglio. Nel momento in cui il Presidente della Regione Campania era andato ad accoglierla e a darle il benvenuto, ha ritenuto di proporsi con una performance un po' volgare, studiata a tavolino. Non avevamo percepito, diciamo, la genialità di questa operazione di comunicazione politica. Presidente De Luca, la strozza della Meloni, come sta? Benvenuta, bene, vi saluto. Grazie. L'unico insulto pubblico è stato quello della Meloni. Abbiamo dovuto discutere per mesi di un insulto del tutto inesistente, perché nei paesi civili i fuori onda si mettono fra parentesi e si parla delle questioni di sostanza. Ordinaria ai sindaci che stanno qua, che non hanno i soldi per l'ordinaria amministrazione lavora. Lavora tu, stronzo! Dopo 4 mesi arriviamo a Caivano e il Presidente del Consiglio si presenta come portatrice di una vendetta rispetto a 4 mesi prima. È stato un autogol ovviamente per la Meloni, ma devo dire che si è confermata a Caivano una sensazione che io vivo, credo tanti vivono in Italia, di inadeguatezza del nostro Presidente del Consiglio.